Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un video che è diventato praticamente una routine, ecco, ogni anno giro la mia TBR autunnale. Questo perché? Perché a parte un video che piace molto a voi e piace molto anche a me, ormai siamo alle porte dell'autunno e io quando comincio l'autunno praticamente mi proietto già sul Natale. Quindi in pratica ho voglia di guardare quali sono i libri nella mia libreria che devo ancora leggere per farmi appunto una specie di programma di lettura per riuscire a finire tutti, se riesco, comunque quasi tutti i libri che sono rimasti da leggere. E questo perché a Natale poi mi arrivano di solito diversi libri, ecco, in regalo, e quindi dopo ho voglia di leggere quelli nuovi. E allora eccomi qui anche quest'anno a fare questa cosa. Vi ricordo che qualche tempo fa avevo fatto un altro video, lo trovate sempre, no, di qua, scusate, nelle schede, dove appunto avevo parlato dei libri che dovevo ancora leggere, quindi alcuni di questi, di quelli chiaramente li troverete anche in questo video. Se siete curiosi, alla fine poi dirò che fine ho fatto fare, ecco, ai libri che avevo nominato in quel video e che non rinominerò questa volta qui, esclusi quelli che ho già letto ovviamente. Devo dire che sono felice quest'anno di avere una TBR piuttosto breve, nel senso che non ho tanti libri in libreria che insomma aspettavano di essere letti, e questo mi permette di fare una TBR tranquilla, ecco. Come sapete io non faccio quasi mai TBR, perché quando le faccio voglio essere sicura di riuscire a portarle a termine, quindi non voglio sovraccaricarmi di libri, dato che per l'appunto dalla metà dell'anno in poi ho visto calare un po' il tempo che ho a disposizione per la lettura, e non voglio che questo diventi un peso o una cosa che faccio malvolentieri, ma voglio che sia sempre un piacere da fare in totale relax. Inoltre devo dire che alcuni libri si dovranno aggiungere a questa TBR, perché ho ricominciato per fortuna il club del libro, il nostro club del libro che va avanti ormai da qualche anno. Abbiamo ripreso dopo la pausa estiva, quindi ovviamente devo mettere in conto che una volta al mese ci vediamo con il club del libro e scegliamo quale libro leggere, e questi non li posso sapere al momento, non sono prevedibili, quindi sicuramente saranno libri che dovrò leggere durante questi mesi prima del Natale. Inoltre devo dire che sono particolarmente contenta di fare questa TBR, di dedicarmi a qualche nuova lettura, perché come sapete c'è stato il gruppo di lettura di IT che è durato tutta l'estate, anzi vi annuncio già da ora che il 21 settembre uscirà il video conclusivo sulla lettura di questo meraviglioso libro, quindi mi raccomando non perdetevelo. E poi come sapete ho anche riletto tutto Harry Potter, quindi nonostante, è ovvio, durante l'anno ho letto anche altri libri, sono sincera, mi sembra di aver letto praticamente solo Harry Potter e IT, cioè è stato un lungo periodo in cui mi sono immersa in queste due letture e solo queste due, quindi adesso ho proprio voglia di liberarmi e di pensare insomma a qualche nuova lettura. Bene, io direi che ho detto tutto e quindi cominciamo subito con la nostra TBR. Partiamo dalle serie. Allora, come sapete, se mi seguite da un po', insomma, io ho tre serie attualmente in corso di lettura, e sono: una, L'amica geniale, ho letto soltanto il primo e il secondo, lo so, non uccidetemi. Purtroppo devo assolutamente recuperare il terzo e il quarto, ma credo che li leggerò il prossimo anno, a meno che non riesca a farli entrare durante questi mesi, perché magari mi avanza un po' di tempo. La seconda serie che ho in corso è L'ombra del vento, ho letto soltanto il primo, quindi dato che è una storia che io direi che è autoconclusiva, insomma non obbliga a leggere i libri successivi, per il momento l'ho messa in pausa e ho letto soltanto il primo. La terza serie che ho in corso di lettura e che invece voglio terminare proprio grazie a questa TBR è Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali. Questo è il terzo volume, La biblioteca delle anime. Io ho letto il primo e il secondo diverso tempo fa. È un racconto fantasy per ragazzi che, nonostante non sia il mio genere, a me è piaciuto veramente tanto. Ho trovato nella storia alcuni rimandi ad altri grandi libri per ragazzi, come può essere per esempio Harry Potter, però devo dire che questo non mina l'originalità del racconto che viene narrato in queste pagine, e una parola va anche spesa sul modo in cui è stato creato questo libro, la cura dei dettagli, delle immagini che sono presenti nel libro, a parte i capitoli che, come sapete, ve li faccio
faccio sempre vedere, iniziano così, ci sono tantissime fotografie, insomma è un libro che è anche molto molto curato dal punto di vista proprio della grafica, e quindi è doppiamente bello leggerlo perché è bello anche per gli occhi. Comunque i primi due volumi mi sono piaciuti, è una stradazione quindi che prende anche molto, e ovviamente ora sono curiosa di vedere come finirà la vicenda e come l'autore ha deciso di far concludere questa meravigliosa avventura che i nostri protagonisti affrontano. Secondo libro inserito nella TBR è finalmente La Repubblica dell'Immaginazione di Azar Nafisi. Azar Nafisi, famosissima per leggere Lolita Teheran, un libro che ho adorato e che vi consiglio caldamente, ha anche poi pubblicato questo volume. È stato pubblicato qualche anno fa, considerate che l'ho preso appena uscito ed avevo ancora il negozio all'epoca, quindi sicuramente insomma è passato un po' di tempo. Comunque finalmente è arrivato il suo momento. Non ho riletto la trama adesso per prepararmi al video, comunque se non ricordo male in questo libro la Nafisi parla, si concentra di più sul periodo che ha trascorso in America, e ovviamente parla come sempre della grande importanza della letteratura e delle opere letterarie per la nostra vita, per le nostre riflessioni, per gli insegnamenti che abbiamo bisogno di trarre per vivere una vita degna, ecco. Io credo che finirò questo volume come sempre con una lunga wishlist di nuovi libri che suggerisce questa donna meravigliosa che sa parlare di letteratura in una maniera unica. Terzo libro inserito nella TBR, e qui cambiamo nuovamente genere, devo dire che non sono stata per niente, non ho seguito una linea guida, ecco, sono tutti libri molto diversi l'uno dall'altro, ed è questo, Notte sull'acqua di Ken Follett. Questo è un volume che ho comprato usato qualche tempo fa, non ricordo la trama e non ho neppure riletta, perché se mi seguite da tanto sapete che la mia intenzione è quella di riuscire a collezionare tutti i libri di Ken Follett e ovviamente leggerli tutti. Questo è appunto l'unico libro al momento che ho in libreria di Ken Follett e che ancora non avevo letto. L'ho comprato usato perché, se non sbaglio, la Mondadori ha modificato un po' la grafica della sua collana Oscar Mondadori, e quindi ho paura di non riuscire più a trovare i libri di Ken Follett con questa grafica vecchia, la classica grafica degli Oscar Mondadori. Quindi questo, quando l'ho trovato usato, ho deciso di prenderlo per l'appunto per aggiungerlo alla mia collezione. So che sarà un libro da leggere tutto d'un fiato, perché lui scrive così, scrive come se si trattasse di un film, e niente, e posso già dire che mi piacerà, perché tendenzialmente Ken Follett non mi delude, però non si sa mai. In ogni caso, questo fa parte della TBR e lo leggerò prima di Natale. Altro libro inserito in questa TBR autunnale è Le Sette Sorelle di Lucinda Riley, finalmente. Allora, mi sono decisa a leggere questo libro. Come sapete, se mi seguite, via via, se avete seguito i miei video, è un libro sul quale ho grossi dubbi, perché non sono sicura che mi piacerà, dato che ho letto un altro libro di questa autrice e non mi era piaciuto per niente. Oddio, che paura, è entrato il cane. E non mi era piaciuto per niente, e quindi insomma ci vado un po' con i piedi di piombo, però devo dire che tantissimi di voi mi hanno scritto che questo libro merita davvero, che è veramente molto bello, e anche la mia mamma lo ha letto, tanto che sono 7 libri e lei sta leggendo il quarto, quindi vuol dire che la storia le è piaciuta veramente molto. 7 sorelle, perché si parla di 7 appunto sorelle che sono state adottate. Credo che ogni libro si focalizzi su una delle 7, in questo caso quindi c'è una protagonista, la quale dopo la morte del padre trova o riceve, non ricordo, un oggetto molto particolare che le darà degli indizi sulla sua vita passata, quindi farà un viaggio che le permetterà insomma di scoprire qualcosa sul suo passato e qualcosa anche su suo padre. Sono curiosa di leggerlo, so che l'autrice fa dei bei salti temporali, nel senso che non so se lo fa in questo, ma comunque in altri libri racconta sia il presente che la storia passata, nel senso di qualche secolo fa, magari degli antenati delle protagoniste. Si dice che questo passaggio dal passato al presente sia molto bello e arricchisca il romanzo, quindi a me la storia piace e spero veramente che questo libro mi sappia sorprendere e soprattutto mi faccia cambiare idea. Bene, lo so che non ve l'aspettavate, ma la TBR è finita, questi sono i libri che vorrei leggere entro Natale, poi se qualcun altro si aggiungerà alla lista, ben venga. Adesso parliamo invece dei libri che avevo nominato nel precedente video, quello che vi ho linkato prima, e che appunto non sono rientrati in questa TBR.
Il primo è Prigionieri dell'Islam di Lily Gruber. Ho deciso di vendere questo volume ad un mercatino dell'usato che si tiene proprio questo fine settimana perché mi sono resa conto che ormai era passato il momento, la storia non mi interessava più e quindi era inutile tenerlo in libreria. Ho pensato che se vorrò ancora approcciarmi a questo argomento, quindi il terrorismo, il rapporto che abbiamo noi con le persone che vivono qui, sono di religione islamica e così via, forse prenderei qualcosa di un po' più recente, dato che ormai quel libro ha qualche anno e la storia si sa da questo, su questo campo, insomma, cambia in continuazione. E quindi per il momento ho deciso di venderlo e di rivenderlo e non l'ho letto. Poi avevo nominato altri due libri, uno è Teutoburgo di Valerio Massimo Manfredi e l'altro è L'altra figlia, mi pare, oddio, comunque tanto vi lascio le copertine. Sono tutte e due in realtà in wishlist, nel senso che li voglio leggere assolutamente, ma li ho prestati al mio babbo, al momento quindi li sta leggendo lui, e quindi ho deciso di lasciarli. Lui chiaramente legge meno di me, ha meno tempo, quindi insomma so che li terrà per un po', e quindi per il momento non li ho in casa e non li ho inseriti. E infine l'ultimo, ce l'ho qui, ve lo faccio vedere, è Il domatore di leoni di Camilla Läckberg. Ecco, in questo caso non l'ho inserito semplicemente perché sapete che l'autrice ha scritto una serie di libri con gli stessi protagonisti in ogni libro è un giallo, e quindi dato che è vero che ogni libro è autoconclusivo per quanto riguarda la storia del giallo, per l'appunto del mistero, ecco, i protagonisti in realtà vedono la loro storia personale evolversi nei vari volumi, e quindi dato che io ho letto il primo vorrei andare in ordine, questo non è il secondo, quindi semplicemente sto aspettando di leggere gli altri prima di arrivare a questo. Bene ragazzi, adesso il video è veramente finito, fatemi sapere se voi avete qualche titolo in wishlist che contate di leggere assolutamente prima di Natale, prima dei grandi regali di Babbo Natale e quindi dell'arrivo di qualche nuovo libro da aggiungere in libreria. Vi ricordo inoltre che il 21 settembre uscirà il video conclusivo del nostro gruppo di lettura di IT, quindi mi raccomando andate a vederlo perché ci sarà la mia opinione un po' sull'opera in generale, sulla parte finale, sul finale proprio del libro, insomma mi farà piacere anche avere la vostra opinione di tutti coloro che hanno partecipato a questo bellissimo primo gruppo di lettura che ho messo in piedi, ecco. Quindi grazie come sempre per gli iscritti e i commenti e al prossimo video. Ciao!